Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. L'apertura del telegiornale la dedichiamo alla vicenda di nave Aurelia, la nave quarantena. Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che si è riunito ieri sera, ha posto alcune condizioni per lo sbarco ad Augusta dei migranti che si trovano a bordo, alcuni dei quali hanno il coronavirus. Sentiamo nel servizio. Via libera all'approdo della nave quarantena Aurelia nella banchina del porto di Augusta, ma con una serie di condizioni e di prescrizioni. La novità è emersa in occasione della riunione di ieri sera in prefettura del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Argomento affrontato è l'annunciato arrivo per oggi nella rada di Augusta della nave della SNAV con a bordo numerosi migranti, tra i quali alcuni positivi al Covid-19. All'incontro con il prefetto Giusy Scaduto e con i rappresentanti delle forze dell'ordine ha partecipato il sindaco di Augusta, Cettina Di Pietro, che nella mattinata di ieri, al pari del suo collega di Trapani, aveva emesso un'ordinanza con cui ha sostanzialmente vietato l'approdo del natante in banchina e lo sbarco dei migranti a bordo. Nel corso del comitato sono state date ampie ed esaustive rassicurazioni in merito alla tutela della salute e dell'incolumità pubblica. A bordo della nave Aurelia si stanno già effettuando i tamponi, a seguito del risultato dei quali saranno autorizzati al trasbordo nei mezzi predisposti dalla prefettura di Siracusa solo i migranti risultati negativi al tampone, nel rispetto della normativa e dei protocolli sanitari vigenti. I mezzi porteranno immediatamente i migranti alle destinazioni stabilite, tutte fuori dalla provincia di Siracusa. Ultimate le operazioni di trasbordo e rifornimento, la nave ripartirà immediatamente. Ancora una volta, ha commentato il sindaco di Augusta Di Pietro, con spirito di leale collaborazione è stato possibile contemperare gli interessi della salute tanto della popolazione locale quanto dei migranti con quelli di gestione del fenomeno migratorio che interessa ormai da anni le nostre coste. Lacrime e tanta commozione, ma anche applausi e palloncini al vento ai funerali del piccolo Evan. Si sono tenuti ieri pomeriggio alla chiesa di Rosolini, la Santissimo Crocifisso. È una vicenda che ha colpito tutta la comunità. Lo strazio del padre, le lacrime dei numerosi presenti, l'appello del parroco, il dolore di un'intera città. Così Rosolini ha partecipato ai funerali del piccolo Evan, il bambino di appena 21 mesi morto lunedì a causa delle lesioni riportate al capo e in varie altre parti del corpicino. Nella chiesa del Santissimo Crocifisso, il sindaco di Rosolini, Giuseppe Incatasciato, che aveva indetto il lutto cittadino per la giornata di ieri in fascia tricolore, e molte persone che indossavano la maglia bianca, simbolo del candore, dell'innocenza, ma anche della tristezza per la vita negata a una creatura. Davanti all'altare la piccola bara bianca che custodisce il piccolo Evan, e attorno mazzi di fiori e la sua foto sorridente, solare, come lo descrivono i familiari. Nessuno di noi vorrebbe essere qui a dare l'ultimo saluto al piccolo Evan, ha detto il parroco Don Alessandro Spatola durante l'omelia, conclusasi con un applauso di tutti i presenti. Non chiederemo a Dio il paradiso perché Evan è già lì, dice ancora il parroco. Chiederemo la consolazione e il conforto, di imparare ad essere persone che sanno ascoltare Dio e gli altri. Chiederemo di imparare a non voltarci dall'altra parte e poi chiederemo perdono al Signore perché possa trasformarci in buoni e misericordiosi. Poche parole, ma tanta riflessione e preghiera. Il padre Stefano, in lacrime, ha abbracciato il feretro poco prima dell'inizio della cerimonia e tra le lacrime un sorriso, un abbraccio pieno di rammarico per quel figlio che avrebbe voluto proteggere in vita. E proprio mentre il corteo funebre muoveva per le strade del paese, a Ragusa, la madre del piccolo Evan ha provato a difendersi dalla terribile accusa di omicidio che pende anche sul capo del compagno. Mentre c'erano i funerali, era ancora in corso il interrogatorio, che è stato lungo, oltre 5 ore complessivamente, tra il compagno e la madre del piccolo Evan, che si sono sottoposti alle domande del GIP del Tribunale di Ragusa. Entrambi hanno rigettato ogni accusa, sostenendo che al contrario il bimbo era da loro voluto molto bene.
Chiedo giustizia per mio figlio, sono stata plagiato dal mio compagno e solo ora me ne sono resa conto. Questo è il drammatico appello lanciato da Letizia Spatola, la madre del piccolo Evan, morto lunedì a causa delle lesioni subite in varie parti del corpicino. La donna, che è accusata al pari del suo convivente Salvatore Blanco di omicidio e di maltrattamenti, si è sottoposta a un lungo e drammatico interrogatorio al cospetto del GIP del Tribunale di Ragusa, Eleonora Schininà. Spatola ha rigettato ogni addebito, affermando a più riprese di non avere mai maltrattato il bimbo e che se a farlo sia stato il convivente, ciò è avvenuto in sua assenza. Sull'episodio fatale per il piccolo Evan, la madre ha riferito di averlo lasciato in custodia al convivente. Quest'ultimo aveva trascorso la notte in camera da letto con il piccolo e ha detto alla donna che fosse caduto dalla culla. Sulle prime, le sue condizioni non destavano alcuna preoccupazione. Soltanto nella tarda mattinata, quando il bimbo ha perso conoscenza e accusava rigurgiti, la madre è accorsa in farmacia per procurarsi alcuni farmaci. La situazione è poi precipitata ed è stato necessario chiamare l'ambulanza per trasportare il piccolo in ospedale, troppo tardi per essere stato strappato alla morte. Ho avuto qualche sospetto, ha detto Letizia Spatola, quando il mio compagno dapprima mi ha detto che il bimbo fosse caduto dal letto e poi che avesse battuto la testa sullo spigolo della porta. Anche Salvatore Blanco ha rigettato ogni addebito. Io non ho mai toccato il bambino, ha riferito il giudice, anzi, fra noi due c'era un rapporto speciale e qualche volta dormivamo insieme. Ha raccontato che Evan fosse un bimbo vivace che nel mese di maggio abbia subito una lesione al femore cadendo accidentalmente dal seggiolino in cucina. I legali della difesa, gli avvocati di Stefano e Campisi, hanno chiesto la non convalida del fermo a cui sono stati sottoposti entrambi gli indagati. Il GIP Schininà però ha convalidato il fermo e disposto per entrambi la misura cautelare in carcere. Parliamo di Covid, tutti negativi a cani e gattini, i tamponi dei 97 invitati al compleanno, continua invece l'isolamento per gli 11 giovani che si erano recati per una breve vacanza a Malta. Sono tutti negativi i 97 tamponi eseguiti giovedì dall'ASP 8 di Siracusa a Canicattini agli invitati alla festa di compleanno di 2 settimane addietro, che aveva visto la presenza di uno degli 11 ragazzi positivi al Covid-19 dopo una vacanza a Malta. I tamponi, come fanno sapere il sindaco Marilena Miceli e l'assessore alla sanità Mariangela Scirpo, sono stati eseguiti al termine del periodo di isolamento domiciliare al quale i 97 invitati sono stati sottoposti. Continua invece l'isolamento sino alla negativizzazione per gli 11 giovani cani gattinesi contagiati al rientro dalla breve vacanza a Malta. Tutta la comunità cani gattinese, hanno dichiarato il sindaco Miceli e l'assessore Scirpo, alla luce di questi risultati tira un sospiro di sollievo e si augura che anche i prossimi esami diano esito negativo. Questo non vorrà dire abbassare la guardia, tutt'altro, ma deve impegnarci tutti al più rigoroso rispetto delle norme di prevenzione: uso della mascherina, distanziamento, lavare di disinfettare spesso le mani, evitare assembramenti, a salvaguardia della incolumità nostra e di quelle degli altri. Il Comune ha intenzione di incentivare i controlli e la comunità non può vivere un secondo lockdown. Questo l'appello lanciato dal sindaco. Sempre in tema di Covid-19, è rientrato l'allarme a Cassolo, dove era stata riscontrata un'iniziale positività nel medico di guardia medica che ai successivi 2 tamponi è risultato negativo. Stessa cosa ad Augusta, dove durante un controllo da parte dell'ASP un medico della guardia medica era stato trovato positivo al Covid. Era scattato il protocollo sanitario previsto in questi casi, è stato chiuso l'ambulatorio e anche sanificato, il medico è stato messo sotto controllo e si è proceduto con il tracciamento dei contatti. Il secondo tampone è risultato negativo e così anche il terzo, e già mercoledì è stato possibile ritornare alla normalità del servizio di guardia medica. Il medico è stato ufficialmente escluso da un'eventuale positività al Covid. A proposito di emergenza Covid-19, facciamo il punto della situazione in questo servizio. 947 contagi da coronavirus in un solo giorno. Questo è il dato nazionale che si riferisce all'ultimo report del Ministero della Salute, un numero che richiama alla memoria i giorni del lockdown, anche se i casi gravi non sarebbero gli stessi. In calo i tamponi processati, 71.000, 6.000 in meno rispetto al giorno precedente, 9 i morti, 3 in più rispetto a giovedì. Aumentano i positivi in Sicilia, 44 in più, 2 i nuovi contagiati
contagiati nel siracusano, a Floridia, nelle altre province 16 a Catania, 10 a Ragusa, 8 a Caltanissetta, 6 a Palermo ed 1 a Messina ed Agrigento, 53 i ricoverati, più 4 rispetto al giorno precedente, sempre 8 le persone in terapia intensiva, 775 in isolamento domiciliare. A Priolo quasi 2000 le persone che si sono sottoposte allo screening gratuito, 5 le persone risultate positive al test sierologico ma negative al tampone. Si tratta di soggetti asintomatici entrati in contatto con il virus e che hanno sviluppato gli anticorpi. Intanto proseguono i controlli anche negli aeroporti siciliani per chi arriva dai paesi a rischio. Dopo quello di Palermo, anche a Fontanarossa è partito lo screening per i passeggeri in arrivo. Ricordiamo le regole da seguire per contrastare la diffusione del virus: sono sempre le stesse, indossare la mascherina, mantenere il distanziamento interpersonale e lavare spesso le mani. Sempre in tema di Covid e di preparazione al nuovo anno scolastico, il 14 settembre si riparte, cominciamo da oggi un giro per gli istituti scolastici siracusani per vedere e capire come si stanno preparando. Cominciamo dal liceo Quintiliano. Mentre i contagi da coronavirus sono in continua crescita, si avvicina sempre più la riapertura delle scuole. 11 milioni le mascherine che saranno distribuite ogni giorno a studenti e personale e, quando sarà garantita la distanza, gli alunni potranno non indossarle. Siamo andati al liceo Quintiliano, una delle scuole di Siracusa con il più alto numero di iscritti. Ecco come si stanno preparando alla riapertura. Noi stiamo cercando di organizzarci in maniera da garantire la sicurezza e il benessere di tutta la popolazione scolastica e mi sento di rassicurare tutti quanti in merito a questo, perché la scuola ha delle capacità organizzative grandiose e i nostri docenti hanno già predisposto tutta una serie di alternative possibili per garantire il distanziamento sociale e il benessere di tutti quanti. Certamente ci sono ancora dei punti oscuri che richiedono un chiarimento. Per esempio abbiamo bisogno dei banchi singoli e non sappiamo quando arriveranno, quindi dobbiamo avere un'alternativa con i banchi doppi che poi diventerà qualcos'altro non appena ci consegneranno i banchi singoli. Abbiamo bisogno eventualmente di 12 o 18 nuove aule e abbiamo chiesto all'ente locale. Potremmo utilizzare il quarto e il quinto piano di Via Pitia, ma ancora non abbiamo avuto nessuna risposta. Quindi la situazione è in lenta evoluzione e speriamo che per il 14 tutto si possa risolvere. Mi sento di garantire una cosa, i nostri docenti hanno già elaborato dei progetti che trasformeranno qualcosa che sembra negativo in qualcosa di estremamente positivo. E quindi forse tra qualche mese ci incontreremo e diremo: ma guarda che bello, abbiamo scoperto dei nuovi orizzonti. L'obiettivo è riaprire le scuole il 14 settembre con il massimo livello di sicurezza possibile ed io sono convinto che riusciremo a conseguirlo. Così il commissario straordinario per l'emergenza, Domenico Arcuri, intervenuto al meeting di Rimini. Pianta organica del Comune Siracusa, pianta organica di Ferragosto, ci sarebbero delle contraddizioni e una difficile applicabilità. Sentiamo perché. La nuova pianta organica del Comune di Siracusa, approvata a Ferragosto dalla Giunta Municipale, pone dubbi e riflessioni. La principale ragione di preoccupazione, sostiene l'ex consigliere comunale Michele Mangiafico, è la sensazione che si tratti di una struttura irrealizzabile, immaginata probabilmente traendo spunto da tanti modelli di altri comuni italiani, ma senza tenere conto della mancanza di tutto il personale necessario per farla funzionare. Mancano 424 lavoratori al numero di 1207 previsto dalla stessa delibera per il buon funzionamento della pianta organica, cioè il 30%. È impossibile coprire questi 424 posti con le norme attualmente in vigore e di contro quanto lunghi siano i tempi necessari per la copertura anche di quei pochi posti che possono essere messi a concorso. Su alcune categorie lo scenario vede uno sparuto numero di figure disponibili, come nel caso dei funzionari amministrativi, 15 su 76, o dei funzionari amministrativi esperti, 1 su 10. La carenza di personale al Comune Capoluogo preoccupa le organizzazioni sindacali al pari della nuova pianta organica. Per il capo di gabinetto del Comune, Michele
Michelangelo Gian Siracusa, l'amministrazione comunale, come dimostrato con il recente aumento delle ore per il part-time e la stabilizzazione di alcuni precari storici dell'ente, ha interesse a valorizzare le risorse interne attualmente in essere attraverso un processo di riqualificazione e di migliore distribuzione funzionale del personale. È intenzione del sindaco, del nuovo assessore al personale Fabio Granata, dice ancora Gian Siracusa, convocare a breve i sindacati per approfondire l'aspetto attuativo della riforma della struttura che abbiamo operato il 14 agosto e condividere un percorso che condurrà al reclutamento di nuove risorse umane per il nostro ente a partire da dirigenti e funzionari. Con questo servizio si chiude la prima parte del telegiornale, è stata con noi seconda parte ancora la cronaca, poi c'è lo sport, quindi ci vediamo tra pochissimo. La sala operatoria dell'unità funzionale di oculistica si è dotata di un nuovo microscopio e di strumenti di ultima generazione, utilizzati negli interventi di microchirurgia oculare e soprattutto negli interventi di cataratta. Nuova strumentazione all'avanguardia per la chirurgia oculare, ma soprattutto la cosa importante che è arrivata sono le nuove lentine intraoculari in grado di correggere tutti i difetti visivi, miopia, ipermetropia ed astigmatismi. Quindi nuovi investimenti per la Villa Rizzo e soprattutto maggiori servizi alla tutela dei nostri pazienti. Casa di cura Clinica Villa Rizzo, via Sebastiano Agati Siracusa, info 0931 70 81 11. Un'estate emozionante per i giovani e non solo, vivi la libertà della natura. Moto Jet Point, rivenditore autorizzato moto d'acqua, quad e motocross, nuovi e usati, delle migliori marche, Sea-Doo, Yamaha, Kawasaki e Can-Am, assortimento di ricambi originali e compatibili. Punto di riferimento per tutta la Sicilia per la manutenzione e rimessaggio della tua moto d'acqua. Scegli la professionalità e l'assistenza. Moto Jet Point è anche abbigliamento accessori per sport acquatici e da cross. Moto Jet Point in via Seggio 166 Castelvetrano. Presso la nostra sede centinaia di articoli nuovi o usati in pronta consegna. Cavalca l'onda, c'è un'estate da vivere. Moto Jet Point, le tue passioni, il nostro lavoro. Tropical Caffè è una vera esperienza del gusto, un caffè dal sapore deciso che risveglia il tuo ottimismo. Per la tua attività commerciale scegli Tropical Caffè. E adesso potrai gustare l'aroma di Tropical Caffè anche in cialde e capsule per qualsiasi macchina da caffè. Eccoci alla seconda parte del telegiornale, la cronaca ci porta da Augusta, dove i carabinieri della locale compagnia hanno eseguito un servizio di controllo riferito al rispetto delle misure anti-Covid. I carabinieri della compagnia di Augusta hanno eseguito un servizio di controllo del territorio per intensificare la sicurezza nei centri urbani e lungo i tratti stradali più frequentati. Particolare attenzione è stata data soprattutto alle arterie che conducono nelle località balneari dove insistono luoghi di intrattenimento e interessati da un importante flusso di persone. Sono stati sottoposti a controllo 298 persone, 182 veicoli, ma anche vari esercizi commerciali per evitare possibili assembramenti che le persone presenti rispettassero le prescrizioni sul distanziamento sociale. 52 sono state le verifiche sulle persone sottoposte a restrizione o limitazione della libertà personale, costante la vigilanza agli obiettivi sensibili. Sono state effettuate oltre 40 perquisizioni personali e veicolari, provvedendo a segnalare alla prefettura una persona per il possesso di modica quantità di marijuana. Capillare è stata anche l'attenzione sul rispetto delle norme per la circolazione stradale. Nel corso del servizio sono stati deferiti all'autorità giudiziaria due conducenti, poiché sottoposti all'esame dell'alcol test, entrambi sono risultati positivi, superando il limite consentito dalla legge.
E poi ancora, complessivamente sono stati sottratti 65 punti patente, ritirati 6 documenti di circolazione, 4 veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo. Nella stagione estiva i servizi della Compagnia dei Carabinieri di Augusta sono particolarmente intensificati, soprattutto nelle località turistiche e balneari, dove oltre alle pattuglie presenti costantemente nell'arco di 24 ore, vi è l'apporto operativo del posto fisso dei Carabinieri di Agnone Bagni. Cambiamo argomento, arrivano dalla regione siciliana 215.000 euro per la ristrutturazione, interventi di ristrutturazione al teatro comunale di Ortigia in Siracusa. È stato finanziato con la somma di poco più di 215.000 euro il progetto presentato dal comune di Siracusa alla regione siciliana per l'ammodernamento del teatro comunale in Ortigia. Nel dettaglio, il progetto prevede importanti interventi per il recupero e il ripristino della copertura, la riqualificazione della parte edile, il restauro degli arredi, ma anche l'acquisto di nuovi, impianto audio e illuminazione della scena. Intanto si attende il seguito della gestione del teatro, come si ricorderà alla fine di luglio è stata valutata congrua l'unica offerta pervenuta al Comune di Siracusa per la gestione del teatro comunale e quella avanzata all'impresa Teatro della Sicilia SRL che colma il vuoto che si era verificato lo scorso anno quando la gara era andata deserta. La valutazione è stata determinata dalla commissione di gara presieduta, come si ricorderà, dal dirigente comunale Enzo Milcoli per un importo di 200.000 euro complessivi. Il bando era stato approvato con determina dirigenziale del 10 luglio dello scorso anno e prevede che possano partecipare operatori che abbiano gestito per almeno 3 anni in maniera continuativa un teatro, un auditorium o un sito culturale con una capienza non inferiore a 200 posti a sedere. Il gestore ha il compito di realizzare una programmazione di eventi teatrali, musicali e culturali che offrono al territorio un servizio di qualità di scelta oculata. A settembre dello scorso anno era andata deserta la gara per l'affidamento in concessione della gestione, fruizione, valorizzazione e visite del teatro comunale. Era stato pubblicato il verbale con cui ha accertato che entro il termine del 20 settembre non erano pervenuti plichi contenenti le offerte per cui la gara era stata dichiarata deserta. L'amministrazione comunale ha poi cambiato alcuni parametri, ha ridotto anche la soglia dell'importo necessario per partecipare e le condizioni per rendere appetibile il bando per la gestione del teatro comunale che adesso è in fase di avvio. Siamo agli spettacoli, domani ultima giornata di Ortigia Film Festival, evento speciale fuori concorso, Il delitto Mattarella, la presenza del regista Aurelio Grimaldi e degli attori Donatella Finocchiaro e Davide Coco. Domani sera ultima giornata della 12ª edizione di Ortigia Film Festival. Alle 20 la madrina Barbara Tabita presenterà la premiazione affiancata da Alberto Gimignani, con lei sul palco per la serata finale della kermesse siracusana. Alle 21 sarà proiettato Il delitto Mattarella di Aurelio Grimaldi, l'evento speciale fuori concorso di quest'anno. Grimaldi porta sullo schermo uno degli eventi più tragici della recente storia siciliana, ricostruendo il clima politico che ha preceduto l'omicidio e le pericolose relazioni tra mafia, politica, NAR e neofascisti, la Bandella Magliana, Gladio e i servizi segreti. Ma l'omicidio Mattarella è anche la storia di una famiglia, di esseri umani, di valori e ideali perseguiti con sincero spirito di servizio e afflato solidale, aspetti che nel film hanno un ruolo centrale. Per l'occasione saranno presenti sul palco il regista Aurelio Grimaldi, gli attori Donatella Finocchiaro e David Coe. La sua nomina è la prova della vostra responsabilità morale. L'ingresso alle proiezioni e agli eventi di Ortigia Film Festival è ridotto rispetto alle edizioni precedenti, come ormai noto, in applicazione delle regole anti-Covid di distanziamento sociale. L'invito dell'organizzazione è quindi a tutti gli spettatori al buon senso e al rispetto delle regole per la fruizione sicura e responsabile del festival. Siamo allo sport, parliamo di calcio. Per il calcio d'eccellenza, domani pomeriggio il Siracusa affronta l'amichevole in casa l'Acragas, altro importante test contro la formazione più forte del girone A di eccellenza.
L'SD Siracusa prosegue l'intenso programma di allenamenti nella preparazione precampionato e domani pomeriggio, con inizio alle 18 a porte chiuse, affronta sul sintetico del De Simone l'Agragas di mister Di Gaetano, ex allenatore del Palazzolo. I biancazzurri agrigentini, che disputano il torneo di eccellenza nel girone A, hanno allestito una formazione di tutto rispetto, piazzando colpi a sensazione: Andrea D'Amico, trequartista ex Palazzolo, Giuseppe Gambino, bomber di razza, i vari Cerra, Sicurella e Incatasciato, che hanno tutti militato in categorie superiori. La presidente Sonia Giordano e il direttore sportivo Ernesto Russello, a pari di Gaetano Cutrufo e di Alfredo Finocchiaro, non hanno badato a spese per comporre una formazione che puntasse a vincere il prossimo campionato. L'Agragas in settimana ha disputato un'amichevole ad Enna contro i gialloverdi di Sevi Catania, perdendo 1-0. Il Siracusa dal canto suo sta procedendo a fari spenti e senza proclami. Il test contro il Palazzolo, disputato mercoledì, ha messo in mostra la bontà dell'organico, dove primeggia l'intramontabile Emanuele Catania. Ottime sensazioni hanno fornito i giovani juniors, che saranno riproposti nel test di domani pomeriggio. Giordano, Cossentino e Gambuzza sono le certezze per la difesa. A centrocampo la saggezza tattica di Peppe Grasso e il ritmo di Alfieri e Filicano sapranno dare equilibrio alla formazione azzurra. In avanti, partendo dal punto fermo di Lele Catania, cercheranno di dare il loro contributo l'italo argentino Emanuele Lazzarini e il bomber Giuseppe Sicleri. In un test più probante contro l'Agragas, mister Marco Scifo e tutto lo staff tecnico con Roberto Colotti e Graziano Urso sapranno trarre spunti importanti per consolidare le certezze di un impianto di gioco che predilige il 4-3-3, ma che non disdegnerà il 4-3-1-2 con il ruolo di trequartista cucito su misura per Catania. Discorso a parte merita Ibrahim Diallo. La sua tripletta contro i cugini del Palazzolo non è frutto del caso. Il giocatore ivoriano reclama spazio in squadra e proprio lui potrebbe essere la lieta sorpresa di questo Siracusa, che punta senza mezzi termini a vincere il prossimo campionato. Ancora calcio a Lentini il lunedì, e ormai proprio davvero alle ultime ore scade il termine per il bando di interesse utile a far rinascere la Leonzio. A Siena sono già riusciti in questo risultato, ma a Lentini qualcosa non va. Le città di Lentini e Siena sono state accomunate in queste ultime settimane da un identico triste destino calcistico. Sicula Leonzio e Robur Siena, entrambe con la maglia e i colori sociali bianconeri, non si sono iscritte entro il termine del 5 agosto scorso al campionato di Serie C. Nella città toscana le motivazioni del default sono state dettate da una situazione debitoria catastrofica. A Lentini l'ex patron Giuseppe Leonardi ha deciso in maniera autocratica e incomprensibile di mandare in fumo ben 110 anni di storia di un glorioso club come la Leonzio. La scadenza del 24 agosto si avvicina e né il sindaco di Lentini, Saverio Bosco, tantomeno un comitato o un gruppo spontaneo di imprenditori si sono fatti avanti per far rinascere il leone bianconero. A Siena il sindaco Luigi De Mossi ha ricevuto proprio ieri il via libera dal presidente della Federcalcio Gabriele Gravina per iscrivere il nuovo Siena Calcio in sovrannumero nel prossimo campionato di Serie D. Nella lettera federale vengono dettati i criteri richiesti per l'ammissione all'iscrizione e per l'affiliazione al comitato regionale. Il Siena dovrà versare 400.000 euro a fondo perduto perché è capoluogo di provincia, mentre per la Leonzio ne basterebbero 300.000, la cifra minima. Adesso il sindaco di Siena, che ha già ricevuto ben 7 proposte da vari gruppi imprenditoriali, tra cui quello di Franco Fedeli, ex presidente della San Benedettese, dovrà scegliere e garantire per il gruppo societario che rileverà il nuovo titolo sportivo. A Lentini nulla di tutto questo. Il sindaco non ha tutt'oggi iscritto alla Federcalcio, né si è fatto carico di agevolare la costituzione di un comitato o di un gruppo di imprenditori in grado di far rinascere la Leonzio. Lo scorso anno di questi tempi rinasceva il Palermo, il Foggia, il Cesena e altre società, tutte scritte in sovrannumero alla Serie D. Per non perdere questa occasione, che rappresenterebbe la giusta risposta all'irresponsabile comportamento di Leonardi, occorre un progetto sportivo quadriennale, un'attestazione di solidità patrimoniale rilasciata da un istituto di credito, le garanzie per il mantenimento del personale già in servizio nella disciolta Sicula Leonzio, la prosecuzione del settore giovanile.
Il sindaco Bosco, coerentemente con quanto dichiarato e scritto sul proprio profilo Facebook l'8 agosto, è chiamato ad agire in quanto i tempi per l'iscrizione incombono e il 24 agosto sta per arrivare. La costituzione di una nuova società andrebbe per altro motivo di revoca della convenzione ventennale a suo tempo sottoscritta con l'ex patronna Leonardi per la concessione dello stadio Angelino Nobile. Gli sportivi bianconeri continuano a manifestare sui social il proprio malumore e la propria rabbia per aver visto sparire la Leonzio e peggio ancora il fatto che dopo il 5 agosto i rappresentanti istituzionali di una città e di un territorio hanno solo enunciato sterili programmi. A Siena invece una sinergia tra il sindaco e gli imprenditori permetterà ai tifosi di vedere la propria squadra del cuore giocare nel glorioso stadio Artemio Franchi. Adesso andiamo a vedere le previsioni meteo per questo fine settimana. Un ben ritrovati da Luca Pace di Trebi Meteo. Nella giornata di domenica avremo ancora sole e caldo protagonisti sulle regioni del centro-sud Italia. Al nord si va invece man mano indebolendo l'alta pressione e porterà quindi un progressivo aumento dell'instabilità, con occasione per temporali anche in pianura. Vediamo quindi nel dettaglio le precipitazioni attese sull'Italia. Avvio di giornata ancora asciutto, un po' ovunque, qualche incertezza già nel corso della mattinata, a ridosso dei rilievi alpini e prealpini localmente sulle pianure di nord-ovest, ma poi tra pomeriggio e sera, vedete, aumenta l'instabilità un po' su tutto il nord Italia, con occasione per temporali e rovesci localmente anche di forte intensità. In definitiva, ecco la previsione per la giornata di domenica. Al centro-sud cieli sereni o poco nuvolosi, ancora con caldo intenso. Al nord avvio di giornata nel complesso buono, ma poi tra pomeriggio e sera aumenta l'instabilità, arrivano rovesci temporali localmente di forte intensità, possibilità anche di locali grandinate. Temperature in calo, come detto, al nord, stabili invece altrove. Ulteriori dettagli, come sempre, scaricando la nostra app gratuita Trebi Meteo. Con le previsioni meteo si conclude il nostro telegiornale. Vi ringraziamo per averci ascoltato fin qui e vi auguriamo un buon proseguimento di programma.